Buonasera telespettatori e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Costerà circa 10 milioni di euro il risanamento del Conservatorio Monteverdia di Bolzano. L'intervento, come ha spiegato l'assessore provinciale competente Massimo Bessone durante la conferenza di giunta, sarà realizzato in due fasi tra il 2024 e il 2028. Intanto la giunta provinciale esprime massima solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto e invierà presto un pacchetto di aiuti. Ascoltiamo. Momento di silenzio in solidarietà con le vittime dei terremoti avvenuti in Turchia, in Siria, pensando ovviamente, diciamo, esprimendo la nostra solidarietà a questi paesi colpiti da questi eventi naturali così drammatici, ma ovviamente pensando soprattutto alle persone, alle vittime. Inizia con un messaggio di solidarietà rivolto alle popolazioni colpite dal terremoto la conferenza stampa della giunta provinciale di Bolzano. Due disastrose scosse in Turchia e Siria che hanno provocato migliaia di morti. Abbiamo deciso anche di contribuire, diciamo, non solo in senso morale a questa solidarietà internazionale, ma anche con fatti concreti, acquistando dei pacchetti, diciamo, di sostegno che daranno, diciamo, un contributo alle forze, alle organizzazioni di soccorso che già operano sul campo. Questo è il modo più efficace per sostenere, diciamo, anche questa attività di soccorso e di sostegno alle persone colpite, perciò daremo, diciamo, con i nostri uffici dei contributi per i cosiddetti pacchetti preconfezionati emergenza che in questo caso operano anche perché, diciamo, è una consueta prassi internazionale. A seguire la giunta provinciale ha confermato Hermann Berger nel suo incarico di presidente del consiglio d'amministrazione del Conservatorio Monteverdi di Bolzano fino al 31 ottobre del 2020. Per quanto riguarda la proposta di risanamento del conservatorio, ecco l'intervento dell'assessore provinciale competente. Con la ripartizione patrimonio abbiamo deciso di risanare al più presto la sala, perché ovviamente la sala necessita di essere risanata e o interverremo già quest'anno con il rifacimento di alcuni sedili, vedremo se sarà un lavoro stabile, funzionale, le risaneremo tutti. Per quello che concerne i lavori, ovviamente dovremo intervenire su un edificio che è, come si dice, sotto protezione dei beni architettonici, perciò non potremmo fare cappotto, non potremmo risanare dal punto di vista energetico, ma dovremmo rifarlo solo per quello che concerne l'intonaco. Le finestre, abbiamo delle finestre che sono anch'esse sotto tutela, dovrebbero essere restaurate. Cercheremo di metterci d'accordo con la soprintendenza per poterle rifare uguali a quelle di prima, ma funzionali come per gli standard di casa clima che abbiamo adesso. Costo totale dell'operazione pari a 10 milioni di euro.